Giornata mondiale della radio e non potevamo non ricordare proprio con il quale ha gettato le basi della radiofonia della radio. Stiamo parlando dello scienziato bolognese Guglielmo Marconi. Questa mattina andiamo a Villa Griffone, a Sasso Marconi, in provincia di Bologna, dove è a sede la fondazione e il museo dedicato a Guglielmo Marconi. Siamo collegati con la presidente della fondazione Guglielmo Marconi, Giulia Fortunato. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a voi qui a Villa Griffone. Oggi è il giorno in cui si festeggia appunto la giornata mondiale della radio. Quindi è con grande piacere che vi accolgo, seppur virtualmente, in quello che fu il casa di Guglielmo Marconi e nello specifico ci troviamo proprio nel suo laboratorio. Ecco, allora, per quanto possibile con uno smartphone, Giulia, allora ci Sì. porti a vedere appunto dove ci troviamo, perché c'è una finestra importante, eccola qui, la vediamo grazie ad una foto tratta dal vostro sito internet. Sì, ci troviamo proprio nella soffitta della Villa Griffone. Ecco qui, vedete, siamo proprio davanti a noi la finestra da cui il giovane Marconi compì il grande esperimento nel 1895 e di fatto, ecco, vedete, questo è proprio la ricostruzione del suo laboratorio. Era la cosiddetta stanza dei bachi, che qui si allevavano i bachi da seta e qui il giovane Guglielmo si rifugiava per i suoi esperimenti. E nell'estate del 1895, a soli 21 anni, da questa finestra partì un segnale verso la collina che è davanti a noi, la collina dei Celestini, dove si trovavano il fratello con il fattore Mignani e un'altra persona della struttura della Villa Griffone, lanciò il segnale il giovane Guglielmo e dall'altra parte della collina si sentì uno sparo di fucile. Era il segnale proprio che la trasmissione era arrivata dall'altra parte della collina. Quindi da qui cambia la storia della comunicazione del mondo, perché qui di fatto nasce la comunicazione senza fili e di conseguenza poi la radio, di cui oggi festeggiamo anche i 100 anni quest'anno della radio italiana. Quindi il giovane Marconi di fatto inventa il futuro. Vero. Fino ad allora le trasmissioni avvenivano via cavo. Addirittura si immaginava come poter trasferire le informazioni da una costa all'altra dell'Atlantico, magari tirando un enorme cavo. E invece qui il giovane Guglielmo fa la storia. Figlio di una nobildonna irlandese, perfettamente bilingue, viene accompagnato dalla mamma a Londra e da lì la svolta, perché viene depositato il brevetto e la storia imprenditoriale del giovane Marconi, che ha sempre pensato alla scienza con una ricaduta e un'applicazione pratica. E inoltre pensiamo che, come la storia della radio, cambia sostanzialmente il destino di molti. Nel 1909 il grande transatlantico Republic si scontra con un transatlantico, una nave italiana, in Florida, e le 1700 persone imbarcate si salvano grazie ai segnali che vengono lanciati dal Marconista, cioè l'uomo che a bordo gestiva le macchine della Marconi Company e lanciava i segnali. E così anche pochi anni dopo, nel 1912, i naufraghi del Titanic, che si Certo. salvano grazie all'impegno del Marconista che fino all'ultimo cerca di lanciare i segnali di soccorso e le navi accorrono. Quindi l'invenzione marconiana è di fatto un'invenzione di pace, cosa che lui ha sempre sostenuto. E in un mondo come quello di oggi, questo messaggio che viene lanciato qui da questa finestra sulle colline di Bologna, a Villa Griffone, acquisisce ancora maggior significato.
Stiamo vedendo delle immagini storiche appunto di Guglielmo Marconi, ma in precedenza la regia, grazie anche alla gallery che si trova sul sito della Fondazione, delle immagini dell'esterno di Villa Griffone e anche appunto dell'interno. Prima lei ci parlava della celebre stanza dei Bachi, ma all'interno del museo ci sono altre, ecco, diverse isole espositive dedicate ad alcune tappe fondamentali della storia dell'elettricità, ai precursori della storia della radio, alle applicazioni marittime appunto dell'invenzione marconiana. E ci sono anche, sono esposti anche interessanti documenti legati a Guglielmo Marconi, Presidente. Assolutamente sì, il percorso museale si sviluppa su tre piani, sui tre piani della villa. Qui ad esempio vediamo un'esposizione dedicata alla telefonia mobile, alla storia del cellulare, perché da qui ci sono proprio le radici di quella che è la comunicazione senza fili, documenti, oggetti storici dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni del Novecento, oltre anche a opere d'arte come questa statua del 1974 che ricorda Guglielmo Marconi, rappresenta Guglielmo Marconi, doveva essere esposta all'Eur e poi invece giunta qui a Villa Griffone, e il mausoleo realizzato su progetto di Piacentini, che accoglie le spoglie di Guglielmo Marconi ed è monumento nazionale e anch'esso è visitabile. Ricordo che il museo Guglielmo Marconi è visitabile su prenotazione, con visite guidate dedicate sia alle scolaresche sia al pubblico libero. Presidente, Giulia, a proposito proprio di scolaresche, ecco, tra le attività c'è questa divulgazione importante nei confronti delle nuove generazioni che tante volte ignorano anche il patrimonio italiano che ha dato vita a quei semplici strumenti che utilizziamo, i cellulari, i telefoni, le radio, insomma. E Guglielmo Marconi da questo punto di vista ci insegna tanto. Quale feedback ricevete voi dalle scuole, dalle scolaresche, dai ragazzi, dalle ragazze che vengono in visita e scoprono che la radio è un patrimonio italiano? Escono da qui entusiasti e con un arricchimento personale. Vediamo gli occhi che brillano anche perché si riconoscono in quel giovanotto che era il giovane Guglielmo, e il messaggio che cerchiamo di trasmettere loro non è soltanto di conoscenza e di competenza, ma è anche di fiducia nei propri sogni, nelle proprie possibilità, nelle proprie ambizioni, e quindi di spiccare il volo, così come fece il giovane Guglielmo, da questa finestra che si apre sul mondo, e quindi che anche i giovani, con una maggior fiducia in loro stessi, con uno studio accurato, possano veramente spiccare il volo e creare, dare vita ai loro sogni. Ecco, proprio in questa foto vediamo il giovane, sì, il giovane Guglielmo. Devo dire che abbiamo scolaresche che vengono da tutta Italia e con percorsi differenziati a seconda del grado e della tipologia di percorso di studi, e fino alla fine dell'anno scolastico praticamente non abbiamo più posto. Quest'anno siamo veramente overbooking. Beh, quest'anno è un anno importante, certo, perché appunto si celebra il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. Prima di puntare, ecco, su questa data, Giulia, prima abbiamo avuto ospite il responsabile di Radio Vaticana, Massimiliano Menichetti, e ci ha mostrato una foto che lo ritrae insieme alla figlia di Guglielmo Marconi, Elettra, da sempre legata alla Radio Vaticana. Quindi insomma abbiamo voluto proprio creare questo legame, anche lui ci parlava dei 150 anni, di questo anniversario importante. Che cosa state preparando per il prossimo 25 aprile? Per il prossimo 25 aprile qui a Villa Griffone aspettiamo la premio Nobel per la fisica dell'anno 2023, Annie Lullier, e il direttore della NASA, del Dipartimento di Astrofisica, Mark Clamping, per una conferenza, e inoltre presso il mausoleo Marconi, come tutti gli anni, si celebra la funzione eucaristica, che quest'anno verrà celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, che ci fa molto onore e piacere alla presenza proprio della figlia
Elettra Marconi, che ha citato poc'anzi. E quindi, insomma, avere con noi il cardinale è davvero un momento di grande gioia e che ci fa estremo piacere. E poi, oltre a queste iniziative di taglio così più alto, sono previste numerose attività per il largo pubblico, quindi visite animate, laboratori, spettacoli, nei giorni antecedenti e seguenti al 25 aprile. Bene, allora, prego, prego. No, e stavo concludendo sul fatto che è attivo anche un comitato nazionale, istituito dal Ministero della Cultura, proprio per amplificare e mettere a sistema tutte le iniziative che a livello nazionale sorgeranno per questo anno marconiano. Viva la radio, viva Guglielmo Marconi. Allora, sono gli italiani che ci rendono davvero fieri nel mondo, e Guglielmo Marconi sicuramente tra i primissimi posti. Grazie, grazie Presidente per essere stata con noi. Grazie a voi, vi aspetto a Villa Grifone. Bene, magari ci risentiamo prima del 25 aprile, insomma, così possiamo anche dare più nel dettaglio le notizie riguardo all'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, che senz'altro interessano davvero i nostri amici telespettatori. Grazie. Arrivederci, grazie a voi. È stata davvero una bella visita, anche se virtuale, ma con le immagini, con le foto. Abbiamo visitato Villa Grifone e il museo dedicato appunto a Guglielmo Marconi. Adesso, Leonardo, andiamo in pubblicità e poi dopo proseguiamo con le ultime rubriche del nostro appuntamento odierno. Abbiamo anche qualche notizia, ma vogliamo ricordare, a proposito di comunicazione, il nostro canale WhatsApp, il modo per comunicare con noi. Che non è stato inventato da Marconi, però è davvero di grandissima utilità, ovviamente. È una battuta: 331-737-8033. Inviateci le vostre fotografie. Subito dopo la pubblicità e le ultime notizie condivideremo i vostri scatti.